Un po' di amaro in bocca, ma nonostante tutto siamo qui al terzo tempo, come di consuetudine, a festeggiare. Come sempre, come ogni partita, come ogni anno, sempre qua. Peccato per l'Italia, però siamo soddisfatti, abbiamo visto una bella Italia, nonostante tutto. Come ogni anno, quante volte sono che siete già venuti a vedere una partita delle Sei Nazioni e che quindi conoscete benissimo l'atmosfera che c'è dopo la partita? Tutti gli anni siamo qua. Quest'anno nuova cornice, stadio olimpico, stadio dei marmi. Che emozione vi ha fatto sentire tutto quel tifo per gli azzurri? L'emozione è grande, poi lo stadio dei marmi è uno degli stadi più belli d'Italia, quindi la storia insieme allo sport è bellissimo. Sul terzo tempo tu che mi dici? E noi veniamo da una partita bellissima, anche se il risultato non è stato grandioso per l'Italia, però siamo molto coinvolti, molto cariche. Italia-Inghilterra nella cornice dello Stadio Olimpico, 70.000 persone, forse qualcuno in meno visto il brutto tempo, che hanno tifato gli azzurri. Che emozione avete provato quando avete sentito l'inno? Bellissimo. Gli occhi lucidi? Bellissimo. Gli occhi di Italia, dello Stadio Olimpico. I brividi, i brividi. Forza Italia! L'atmosfera bellissima e caldissima, nonostante i piedi congelati, però...